Ci siete tutti? Eccoci. Allora, facciamo il punto dopo l'ennesima giornata, forse una delle peggiori giornate che la Liguria ha vissuto in queste già terribili settimane e se non cambieranno le cose, preludio di altre giornate che li somigliano e credo che tutti si stiano rendendo conto della gravità della situazione nel nostro territorio, ad esclusione di un solo soggetto che è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e accompagnato, e questa è una grande delusione, da alcuni coriferi locali, alcuni gruppi di opposizione del nostro territorio che invece di intervenire per cercare di dare una mano alla nostra regione, cercando di sbloccare una situazione che sta diventando drammatica, oggi l'annuncio di Cosco Line, la più grande compagnia di navigazione che lascerà il porto, l'annuncio degli autotrasportatori di essere allo stremo e di voler addirittura organizzare un blocco dei camion per protestare contro questa assurda situazione, terminalisti e spedizionieri che minacciano cause, cosa che siamo pronti a fare anche come Regione Liguria, ve lo dirò tra poco, Camera di Commercio e commercianti e imprenditori che hanno chiesto un incontro urgente al prefetto, in tutto questo manca un soggetto ed è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che nonostante e non avendo ottemperato ad un'ordinanza regionale, cosa che configura un reato penale, come è noto, non ha dato un segnale neppure oggi in una giornata francamente drammatica per il traffico, a partire da questa mattina fino a sera. È una giornata drammatica anche per la sicurezza perché c'è stato un grave, gravissimo incidente anche sulla nostra rete con un camion che ha travolto un'auto con 3 persone a bordo ricoverate al pronto soccorso del San Martino. Fortunatamente ci sono arrivate, che è già una buona notizia in questo disastro. Autostrade oggi ha fatto sapere per bocca del suo amministratore delegato, tanto su nostra insistenza, unico piccolo dato positivo che ovviamente non può nemmeno minimamente compensare la situazione di disagio, è l'intera gratuità della rete, 150 km liguri che diventano sostanzialmente gratuiti, ma è evidente che questo non compensa la perdita economica e soprattutto la grave mancanza di sicurezza che tutto questo sta apportando. Oggi l'amministratore delegato di ASPI, Roberto Tomasi, ha ribadito di essere pronto a sedersi a un tavolo per cambiare il piano di lavoro. Dal Ministero delle Infrastrutture non è arrivata ancora una volta neppure un cenno di risposta. Credo che stia diventando intollerabile e per questo ho appena assunto 3 atti. Il primo atto è un esposto denuncia alla Procura della Repubblica di Genova, in cui sottolineiamo non solo l'inottemperanza ad un'ordinanza di protezione civile regionale firmata 3 giorni fa da parte del soggetto ministero, perché Autostrade per la verità ci ha risposto. Sottolineiamo anche che il piano di sicurezza strutturale delle gallerie non tiene conto dell'esigenza di un piano di sicurezza funzionale del traffico nella nostra regione. Sottolineiamo il fatto che da tutti i nostri 118, da tutti i nostri pronti soccorsi e da tutti i nostri ospedali arrivano reiterati allarmi circa la possibilità di svolgere con efficacia ed efficienza sia i trasporti in emergenza sia i trasporti ordinari dei pazienti. Vedi solo esempio idealizzati. Pertanto chiediamo ovviamente al signor Procuratore della Repubblica di Genova di assumere, ove lo ritenga, le conseguenti iniziative a fronte di un piano che sta mettendo a grave rischio tante persone nel nostro territorio. Il secondo atto, dal momento che il Ministero ha ribadito per vie formali ad Autostrade, per quanto è dato sapere, perché il Ministero non mette in copia neanche la Regione, questo lo dico per coloro che insistono ancora che la Regione o i comuni della Liguria abbiano una qualche responsabilità in quanto sta accadendo.
vorrei spiegare a tutti che anche se l'articolo 117 della Costituzione prevede che le grandi reti di trasporto siano materia concorrente tra governo centrale e regioni, le concessioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non sono assolutamente oggetto, cioè non sono attaccabili in alcun modo dalle istituzioni del territorio. E ripetute volte questo lo si è dimostrato dal momento che ci è stato addirittura negato, nella regione in cui è caduto il Ponte Morandi, avere propri ispettori e propri consulenti tecnici di parte che ispezionino i cantieri. Lo vorrei sottolineare per dire che quello che possiamo fare oggi è semplicemente quello che vi sto dicendo adesso, ovvero un esposto di rinuncia alla Procura della Repubblica, una diffida al Ministero in cui richiediamo di sedersi ad un tavolo entro 7 giorni per quantificare il danno economico avuto dalla nostra regione in via bonaria, al termine del quale abbiamo già dato mandato ovviamente agli uffici legali di quantificare il danno e ovviamente agire per le vie legali a tutela degli interessi della nostra regione, che sono interessi di sicurezza, di immagine, economici e sociali. Infine, ho firmato una lettera alla Conferenza delle Regioni, di cui la Liguria vicepresidente, il presidente Bonaccini, per inserire già nella seduta di giovedì prossimo un punto all'ordine del giorno che tenga conto della situazione infrastrutturale della Liguria, dell'assenza di alcuna interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, perché questo viola il principio di leale collaborazione istituzionale tra gli enti e pertanto lo riteniamo gravemente lesivo dei rapporti tra regioni nel loro complesso e governo centrale. Ho ovviamente preannunciato questo punto al presidente Bonaccini, dopodiché con una lettera che ho firmato ho chiesto ufficialmente alla segreteria generale di metterlo all'ordine del giorno affinché la conferenza delle regioni assuma tutti gli atti necessari non solo a ripristinare un corretto dialogo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma anche stigmatizzando e sottolineando che mentre il governo sta predisponendo un decreto che si chiama Semplificazioni e ha annunciato un piano infrastrutturale che si chiama Italia Veloce, che da queste parti suona francamente un poco sarcastico se non ridicolo, non c'è stata alcuna interlocuzione e nessun confronto con le regioni nel loro complesso, ovvero le infrastrutture che servono alla Liguria non sono mai state discusse con l'amministrazione regionale della Liguria e credo che nella nostra regione tutto questo, oltre che essere scorretto, suoni anche gravemente offensivo. Ora, io darei la parola al sindaco Bucci, dopodiché ho chiesto di intervenire in collegamento anche al professor Lorenzo Cuocolo, che ci ha aiutato nella predisposizione di questi atti come nostro consulente della regione, per spiegare che cosa contengono esattamente e che cosa ci prefiggiamo. Poi ovviamente se ci sono domande che ho lasciato in evase sono qua a disposizione. So anche che ci sono le categorie che hanno chiesto incontri domani alla prefettura per sottolineare la drammatica situazione, c'è anche l'assessore Benveduti, se ne sa qualche cosa di me dopo ovviamente anche lui la possibilità di spiegare i contatti che abbiamo avuto oggi. Marco. Bene, sappiamo che la situazione è difficile. Nella giornata di oggi io ho ricevuto decine di commenti da cittadini genovesi e molti di questi, oltre che dire che la situazione è difficile, si lamentano col sindaco e chiedono al sindaco di intervenire. La domanda ovviamente lascia un segno. Come può un sindaco intervenire in queste situazioni? Voi sapete che stiamo lavorando anche con ANCI, negli ultimi 2 giorni abbiamo avuto 2 videoconferenze con i dirigenti del MIT e addirittura con la Ministra. La Ministra ci ha mandato un resoconto di tutto quello che è stato fatto per gli investimenti in Liguria nell'ultimo anno. Abbiamo chiesto insistentemente che per il 10 di luglio siano terminati i cantieri
e dal 10 di luglio in poi le ispezioni si facciano soltanto dalle ore 22 alle ore 6 di mattina, e quindi avere due corsie libere per ogni senso di marcia in tutte le autostrade della Liguria dalle 6 alle 10 di sera. Questa è la richiesta ufficiale che vogliamo che sia mantenuta, ovvero sia che MIT e autostrade si adeguino per avere un piano operativo che ci consenta dal 10 di luglio in poi di avere questa possibilità. Questa è una condizione essenziale, qui c'è l'accordo di tutti in Liguria, c'è l'accordo della Camera di Commercio, c'è l'accordo di Confindustria, di tutti i sindaci, di tutte le amministrazioni. Quindi la Liguria è compatta nel chiedere questo, nel chiedere che dal 10 di luglio ci siano due corsie per ogni senso di marcia. E dobbiamo lavorarci. Ora come ora la situazione è ancora confusa, non sappiamo se Autostrade ha questo piano operativo o perlomeno che questo piano operativo è stato cambiato perché ci sono ulteriori richieste. Non sappiamo com'è il piano, quindi c'è un'esigenza di conoscere il piano operativo di Autostrade il più in fretta possibile, perché quello che è stato presentato sino adesso non ci consente di avere le due corsie dal 10 di luglio in poi. Quindi abbiamo segnalato che questa urgenza è assolutamente necessaria. Sapete che io ho letto le lettere di Confindustria e anche quello che ha fatto la Camera di Commercio nei confronti del Ministero e quello che ha fatto la Confindustria per il Ministero e quello che ha fatto la Camera di Commercio con il Prefetto. Quindi c'è la volontà da tutte le amministrazioni della città e quindi anche della Regione di manifestare il disagio di una situazione di questo tipo. Volevo informare anche che oggi abbiamo fatto la consueta revisione del venerdì per tutto quello che riguarda i lavori del ponte. I lavori sono in linea con il programma per avere il ponte pronto il 29. Vi dico che dalla settimana prossima si comincerà ad asfaltare. L'asfalto viene dal Basso Piemonte, non possiamo permetterci che l'asfalto stia 4 ore in coda, altrimenti va buttato via. Quindi abbiamo anche questo ulteriore problema per poter garantire l'asfalto e tutto il materiale necessario per mettere in condizione il ponte di essere pronto per poter andare in autostrada senza stare in coda, perché altrimenti c'è un problema grave, poi bisogna buttare via tutto. Quindi come vedete i problemi di viabilità si assommano su tutto quello che stiamo facendo, ponte compreso. Quindi la settimana prossima sarà una settimana cruciale in cui dovremo organizzare bene il delivery, cioè l'arrivo di tutte le materie prime sul ponte. Ci aspettiamo, come promesso dalla Ministra, per questa sera o anche a sera tardi le modalità con cui dovremo fare l'ultima ispezione, cioè l'ispezione di viabilità sul ponte, quella dopo il collaudo statico che sarà fatto dalla struttura commissariale. Questo ci consentirà di avere l'apertura del ponte. Quindi oggi è stata una giornata di molto movimentata. La cosa che mi dispiace sono veramente tutti i messaggi che ho ricevuto dai cittadini, che giustamente si lamentano con il loro sindaco, hanno perfettamente ragione a lamentarsi, e c'è un senso di impotenza anche da parte mia, perché sapete che queste cose non sono di competenza nostra, però dobbiamo darci da fare lo stesso, faremo sapere il nostro punto, faremo sapere a tutti quanti che la Liguria non può continuare in questo modo e che la Liguria deve e merita rispetto. Grazie. Professor Cuoccolo, se sei collegato e ci dai il quadro degli atti che ho descritto in modo un po' rozzo da un punto di vista giuridico, così poi facciamo concludere l'assessore Benvenuti sulla parte dei danni alla nostra economia. Mi senti? Ci sono, buonasera a tutti. Eccoti professore, a te. Direi che sotto il profilo legale e delle azioni legali che Regione ha deciso di intraprendere, bisogna tenere distinti due profili principali. Un primo profilo attiene alla garanzia del servizio pubblico e per garantire il servizio pubblico la Regione che cosa può fare? Ovviamente non può mettere il naso nel rapporto concessorio, quindi non può dire al MIT o ad Autostrade come devono organizzare i lavori. Quello che può fare la Regione lo ha fatto nei giorni scorsi con una coraggiosa ordinanza volta garantire tutti gli altri interessi che non sono la sicurezza strutturale, perché va benissimo la sicurezza strutturale, ci mancherebbe altro, delle gallerie e della tratta autostradale, ma come abbiamo visto oggi ci sono altri interessi che nel rapporto concessorio non sono stati valutati e che Regione ha chiesto a Ministero e ad Autostrade di valutare
presentando un nuovo piano. E questo è il concetto, la differenza tra sicurezza strutturale e sicurezza funzionale. Se io ho le gallerie da mantenere, ma poi non ho la possibilità di far viaggiare le ambulanze sulla rete autostradale, ho un grossissimo problema che incide su un servizio pubblico essenziale a tutela del territorio, che deve essere garantito al territorio. E quindi questo è il primo punto. Purtroppo non è stato presentato il piano alternativo e quindi inevitabilmente Regione Liguria ha dovuto segnalare il fatto alla Procura della Repubblica perché valuti se ci sono gli estremi di una interruzione di un servizio essenziale o comunque perché valuti se ci sono delle responsabilità appunto nella mancata garanzia del servizio pubblico. Primo punto. Il secondo punto invece attiene alle responsabilità per i danni cagionati. Anche qui, se si devono fare tutti i lavori adesso senza che siano stati programmati per tempo, vuol dire che qualcuno ha sbagliato. Chi ha sbagliato, quanto ha sbagliato, questo si vedrà se si dovrà andare in una causa risarcitoria, ma sicuramente l'errore è stato commesso sia dal concedente sia dal concessionario e per questo motivo Regione Liguria chiede giustamente il risarcimento sia del danno cosiddetto emergente, che deriva ad esempio dalla necessità di riorganizzare, di modificare i propri servizi, i servizi che Regione deve continuare a garantire, perché non può ad esempio non far più convergere i pazienti sul San Martino perché c'è l'autostrada chiusa, dovrà riorganizzarli, ma questo cagiona un danno e questo danno dovrà essere risarcito da chi ne ha la responsabilità. E poi chiaramente c'è tutta la partita del danno all'immagine, che è un danno enorme, soprattutto in un momento in cui come dire, la Regione stava riprendendo un'immagine virtuosa dopo la tragedia del Ponte Morandi, e anche questo danno andrà quantificato e risarcito. A questo fine, come diceva il Presidente, oggi è stata inviata una lettera sia al concedente sia al concessionario per cercare una soluzione, diciamo così, transattiva, una soluzione bonaria che preveda anche delle misure compensative se non si aprirà questo tavolo o comunque se questo tavolo non produrrà i suoi effetti, la strada obbligata sarà quella di una causa davanti al giudice civile. Chiarissimo, Andrea. Completamente quanto il nostro presidente e sindaco hanno detto fino adesso, è una situazione surreale, scolpisce anche la totale latitanza della signora ministro, di tutti quelli che dovrebbero in questo momento star vicino ai territori e alle istituzioni locali. Noi abbiamo da mesi con cortesia provato anche a invitare qualcuno dei ministeri ai tavoli tecnici che abbiamo avuto con l'associazione di trasporto, con gli imprenditori, per iscritto, con la PEC non c'è stato neanche risposto, neanche una risposta abbiamo avuto, quindi questo è. Seconda cosa, vorrei semplicemente farmi ulteriormente portavoce di tutte le categorie produttive, non solo i trasportatori, ma chiunque, vediamo cosa sta succedendo un porto, sono traffici che una volta che si allontanano dalle nostre banchine, farli tornare non sarà semplice. E vorrei appunto farmi portavoce di questo grido di allarme e di dolore. Non si tratta solo del danno contingente, di stare 4 ore in autostrada, come succede ogni tanto quando c'è qualche incidente. Qui quotidianamente vengono ostacolati traffici, vengono ostacolati accordi, vengono creati costi aggiuntivi su imprese che sono uscite già malconce dal lockdown, erano già malconce dalla crisi finanziaria post 2008, ormai pienamente recuperata. Questa rischia di essere un colpo quasi mortale, e quindi anche il tema dei risarcimenti è un tema che si fa sempre più pressante, perché non siamo ancora a parlare dei risarcimenti del Ponte Morandi quando si innesta una nuova ondata di richieste. Quindi non aggiungo altro se non l'urgenza di trovare, come diceva il nostro sindaco, quantomeno una soluzione gestibile, non diciamo ottimale, perché poi in alcuni tratti l'autostrada anche a due corsie non sarà proprio così una soluzione ottimale, ma almeno da poter diluire queste code di ore e ore che anche oggi abbiamo visto hanno colpito tutti gli assi di collegamento della nostra regione. Quindi mi unisco all'appello, troviamo una soluzione tampone
e poi diamo il via alle grandi opere, perché chi mi viene ancora a dire che la Gronda non è necessaria, onestamente non merita neanche forse una risposta in questo momento. Grazie e buonasera a tutti. Eccoci, allora, grazie Andrea, grazie al sindaco, grazie al professore. Se io non ho altro da aggiungere, ovviamente aspettiamo notizie alle ulteriori azioni che abbiamo intrapreso oggi. Ribadisco che se avessimo una qualsiasi competenza in più di quella che abbiamo, l'avrei già usata, di qualunque genere. Abbiamo già, come ha spiegato il professor Cuocolo, assunto un'ordinanza che non era esattamente nell'ordine delle cose di questa regione, ma non so come altro fare per dire a tutti quanti che siamo in seria difficoltà e che di fronte a una regione che c'è e presente tutti i suoi sindaci, esiste un Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che non sta minimamente tenendo conto di questo disagio. E lo dico sperando che tutto questo non nasca solo da incompetenza e non nasca dalla malizia di qualcuno che pensa di piegare o punire questa regione per scelte politiche fatte, perché credo che questa regione, sopravvissuta al Ponte Morandi, sopravvissuta al Covid, non si farà piegare da nessuno e ne pagherà un prezzo serio, cosa che noi ovviamente siamo qua a rappresentare con tutti gli atti che abbiamo fatto oggi. Domande dei colleghi della stampa? L'esposto l'ho firmato mezz'ora fa, credo che è partito, sta partendo, sarà in procura in questo ora. Forse già. Sì, assolutamente sì. Tutti gli atti che vi ho presentato sono già stati firmati, sia la richiesta di un tavolo, come dire, preliminare ad una bonaria trattativa per stabilire il danno, in mancanza della quale adiremo tra 7 giorni esatti al risarcimento del danno per vie legali, sia l'esposto denuncia alla Procura della Repubblica, sia la lettera al Presidente Bonaccini per il cambio dell'ordine del giorno, sia una lettera firmata questa mattina su richiesta del sistema sanitario da me e Sonia Viale per sottolineare ancora una volta la preoccupazione dei nostri dirigenti sanitari sul sistema del 118. Sono 4 atti che ho già firmato mezz'ora fa. Forse può rispondermi anche il professor Popolo, buonasera. È ancora possibile, visto che l'ordinanza è scaduta, tecnicamente che il Ministero possa impugnarla, e se sì, questo può avere effetti poi sull'eventuale azione che vorrà intraprendere la magistratura? Ma non penso che sia realistica un'impugnazione tardiva, posto che l'ordinanza prevedeva la presentazione di un piano entro 3 giorni. Ormai quindi l'ordinanza ha esaurito i suoi effetti, quindi mi sembrerebbe piuttosto originale un'impugnazione tardiva. Hanno tutto il sostegno, chiunque oggi faccia sentire la voce della Liguria di fronte all'assordante silenzio del Ministero e del Governo, ha tutto il mio sostegno, la mia simpatia e il mio aiuto. Come? Chiaro, il Comune di Genova è amministrazione, non fa manifestazioni davanti a Montecitorio. Se ci deve andare da Montecitorio ci vado io e vado a parlare con chi di dovere, ok? Ecco. E questo è il nostro approccio. E se ci devo farlo, lo faccio e lo farò, come ho sempre fatto sino adesso. Allargarci, peraltro. Buona serata a tutti, state attenti che c'è un'allerta gialla che è stata prorogata fino alle ore 3, mi pare, di questa mattina, evidentemente anch'essa in coda in autostrada.